Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in missione in Medio Oriente e dopo Iraq e Kuwait ha fatto tappa a Beirut, dove ha incontrato il premier libanese sunnita Saad Hariri, al quale ha ribadito l'appoggio dell'Italia nel processo di stabilizzazione della regione, anche in veste di mediatore. L'Italia non da adesso è a fianco delle istituzioni e del popolo libanese e ci rimarrà per poter dare il proprio contributo al processo di pace. Confermiamo quindi anche il nostro impegno per la sicurezza del Libano. Confermiamo e siamo orgogliosi del ruolo tradizionalmente svolto nell'ambito della missione UNIFIL, che come sapete coordiniamo direttamente. Ho approfondito anche col primo ministro vari argomenti, in particolare anche gli sviluppi più recenti lungo la linea blu, e ho rinnovato il nostro auspicio che le parti coinvolte possano continuare a impegnarsi in modo costruttivo in un dialogo che è l'unica strada ovviamente per risolvere tensioni che potrebbero essere così insidiose. Noi siamo anche in questa direzione a disposizione con i nostri uomini per poter svolgere un'attività di mediazione. La visita di Conte a Beirut avviene a pochi giorni dalla formazione del nuovo governo in Libano, dopo 8 mesi di impasse. Hariri in conferenza stampa ha ringraziato l'Italia per l'appoggio al suo paese con la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano. Vorrei ringraziare l'Italia per la sua amicizia e per l'appoggio continuo al Libano, all'unità del Libano, alla sua indipendenza e alla sua sovranità, ma anche per il suo ruolo molto importante in seno all'UNIFIL.